Diamo il ben ritrovato sia agli ascoltatori, ma anche al nostro ospite Alessandro Giorgi, che abbiamo già avuto il piacere di intervistare. Ecco, ricordo che Giorgi è un divulgatore di storia militare e di problemi di equilibrio strategico, politica estera e sicurezza. Nell'ambito della storia si è occupato principalmente di Seconda Guerra Mondiale, Vietnam, degli impegni militari dell'Italia nel secondo dopoguerra e di operazioni clandestine durante la Guerra Fredda. È membro della Società Italiana di Storia Militare e ha diversi libri e articoli al suo attivo. Ecco, questa volta con il dottor Giorgi vogliamo parlare di spie intelligence ai tempi della Guerra Fredda, ma lo facciamo guardando al teatro mediterraneo e dell'Adriatico, dove anche gli italiani si sono dati parecchio da fare. È vero, vero che è stato così? Vero, vero. Anzitutto grazie di avermi invitato di nuovo, dottor Licciardi, è un piacere. E in questo caso particolare dell'intelligence, di queste infiltrazioni oltre Cortina e in particolare dello scenario mediterraneo e dell'Adriatico, è interessante notare, una delle cose interessanti da notare è proprio che l'Italia, che per motivi storici, avendo perduto la guerra, giocando pubblicamente un ruolo di basso profilo, non ha mai dato rilievo al fatto che invece dietro le quinte noi si sia, se mi si passa il termine, picchiato duro esattamente come gli angloamericani, nei limiti del nostro budget naturalmente. Si può tracciare un curioso parallelo con quello che è successo all'estremo nord con gli scandinavi, che per tradizione, chi per neutralità scelta o imposta, come gli svedesi da un lato e i finlandesi dall'altro, sia per tradizione scandinava, per cui certi giochetti sporchi non fanno parte della loro tradizione, appunto la neutralità, in realtà anche lì ci hanno dato dentro alla grande in operazioni di infiltrazione clandestina. Infiltrazioni clandestine, esattamente come noi qua nel nostro teatro. Noi avevamo sostanzialmente due, restringendo a quello che lei mi chiede, cioè Mediterraneo e Adriatico, due motivi di interesse. Da un lato, nell'immediato dopoguerra, noi non sapevamo ancora esattamente come si sarebbero messe le cose con la Jugoslavia. La questione di Trieste era ancora aperta e si sarebbe risolta soltanto intorno al 54, se ben ricordo, e quindi c'era necessità, dopo la cacciata degli italiani in massa dall'Istria e dalla Dalmazia, di avere delle informazioni e quindi di infiltrare nostri agenti su quel fronte, se vogliamo chiamarlo così. Dall'altro c'era, per quanto concerne l'Albania, caduta sotto il dominio comunista dopo la fine della guerra, c'era in ballo un'operazione che coinvolgeva da un lato gli inglesi e gli americani in modo per certi versi congiunto, per certi versi autonomo, che miravano a sobillare, a fomentare dei presunti, reali, presunti o millantati movimenti di resistenza anticomunisti presenti, si supponeva presenti ancora sul territorio albanese. E da parte nostra ugualmente di infiltrare dei ribelli albanesi per inserirsi in questa specie di gioco alla destabilizzazione dell'Albania o comunque per creare una situazione di instabilità che avrebbe potuto forse riportare l'Albania nella nostra orbita. Dopo la rottura del 48 fra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, l'Albania era rimasta isolata come blocco comunista, avendo appunto la Jugoslavia assunto un atteggiamento del tutto autonomo e critico nei confronti dell'URSS. L'Albania si ritrovava appunto isolata con la Grecia a sud e la Jugoslavia, quelli che oggi sono la Repubblica della Macedonia del Nord, il Montenegro, e il Kosovo a nord, ma era questa realtà isolata. Qualche analista ad alto livello inglese, poi americano, si era convinto che la situazione lì fosse più traballante che altrove, e in ogni caso, se anche le cose fossero andate male, beh,
non si sarebbe poi perso molto, visto che c'era in gioco l'Albania. Se le cose fossero andate bene, il guadagno sarebbe stato parecchio, perché si toglieva al patto di Varsavia, che era in via di costituzione in quegli anni, perché è stato costituito ufficialmente qualche anno dopo la NATO, si toglieva di mezzo in quel caso una pericolosa base che avrebbe potuto bloccare l'Adriatico da sud sul canale d'Otranto. L'Italia in particolare pescava fra i rifugiati albanesi, che erano, diciamo, raggruppati in buona parte nei campi profughi in Puglia, in particolare nella zona di Brindisi, e li addestrava a Roma. C'erano degli istruttori che li addestravano sostanzialmente al lancio col paracadute e all'utilizzo delle frequenze radio con cui comunicare dove erano, come stavano andando le cose. Ecco, chiedo scusa, ricordiamo magari ai nostri ascoltatori, lettori più giovani, che l'Italia aveva, come dire, aveva un occhio di riguardo per l'Albania, perché aveva fatto parte del regno e poi dell'impero, e anche se poi l'abbiamo persa alla fine della guerra, comunque, e quindi anche parecchi albanesi poi si sono trasferiti in Italia. Lei citava la Puglia. Certo, sia pure per pochi anni il regno d'Albania aveva fatto parte del regno d'Italia. Operazioni, diciamo, di infiltrazione per aumentare la nostra influenza in quella zona datavano già dalla Prima Guerra Mondiale. Quindi una buona parte della popolazione albanese comprendeva e parlava perfettamente l'italiano. E quando poi appunto ci fu la fine della guerra con la presa del potere da parte di Enver Hoxha e del suo regime comunista, tutte le varie correnti politiche albanesi che avevano fatto parte dello scenario politico di prima della guerra, di durante la guerra, i vertici di queste correnti politiche trovavano un rifugio all'estero. Il vecchio re Zog in Egitto, diciamo sotto l'influenza inglese, con la sua corte, con il suo entourage. C'erano i balisti, che erano compromessi con i tedeschi perché avevano collaborato con loro, e diciamo che gli americani da un lato e gli inglesi dall'altro pescavano ciascuno un po' dappertutto, ma ciascuno nei gruppi politici in cui si ritrovavano meglio. Per quanto riguardava l'Italia, il gruppo d'elezione era il cosiddetto blocco indipendente, che era costituito da quelli che avevano fatto parte, se vogliamo chiamarlo governo fantoccio, insomma, governo controllato, telecomandato dall'Italia negli anni del dominio italiano in Albania. Quindi i nostri referenti politici erano di quel gruppo, di quella corrente politica, gli agenti che agivano sul campo erano agenti ribelli, guerriglieri, fedeli a questo gruppo. Molto molto alla grossa la suddivisione sui bacini da cui pescavano le tre potenze coinvolte erano un po' queste. Noi agivamo in questo modo. Posso dire che la differenza rispetto agli americani, che infiltravano i loro agenti partendo, li paracadutavano partendo dalla Grecia, da un aeroporto presso Atene, usavano piloti mercenari polacchi rifugiati in Inghilterra dopo la guerra, visto che anche la Polonia era caduta nell'orbita sovietica, quindi chi aveva lavorato con gli inglesi nel corso della guerra lì non era tanto ben visto dopo la guerra. Gli inglesi viceversa infiltravano via mare, partendo da Malta, a volte facevano una tappa puramente tecnica a Otranto. La cosa non era molto gradita agli italiani, che non volevano assolutamente che il nostro territorio fosse in alcun modo base per operazioni fatte da altri. Questo in effetti non ebbe molta importanza, nel senso che gli inglesi conducevano con questo caicco adibito con l'occasione a nave sbarco e sbarcavano i loro agenti via mare. Noi li paracadutavamo con dei C-47 Dakota, fornitici dagli americani, decollando da Roma, ma utilizzavamo equipaggi nostri, i piloti erano italiani, c'era questo margine di rischio, se vogliamo, che noi ci prendevamo. Ecco, a proposito di questo, qual era l'agenzia italiana, diciamo,
che si occupava di queste, di intelligence che si occupava di queste missioni? Erano gli americani che ci usavano o c'era un servizio segreto italiano All'epoca, ricostituito che funzionava? per un po' di tempo, nell'immediato dopoguerra, la situazione era abbastanza confusa, ma come lo era anche in America. La CIA, nacque qualche anno dopo la fine della guerra, dove c'erano diverse agenzie o semplicemente uffici che cercavano di, gestire l'eredità delle agenzie attive nel corso della guerra. L'Italia ugualmente, ci mise qualche tempo prima di mettere in pista il SIFAR, che fu l'erede del SIM bellico. L'agenzia incaricata di questo era il SIFAR. Per quello che riguarda l'Italia, no, le infiltrazioni nostre erano gestite in autonomia. Gli americani sapevano per il semplice fatto che ci davano i mezzi aerei gratuitamente, di cui noi non disponevamo, insomma, non di quel tipo. Non di quell'efficienza, loro ce li davano gratis, per cui sapevano di queste operazioni, ma l'iniziativa, la pianificazione e la conduzione erano esclusivamente nostre. C'erano, ci sono state, dopo, se ci sarà tempo ne parleremo, operazioni congiunte, questo sì, ma per quanto riguarda l'Albania, diciamo che ognuna delle tre potenze agiva per conto proprio. Si sapeva che gli altri stavano facendo questo, ma non nel dettaglio, erano impegnati in operazioni simili, ma non nel dettaglio. Tra l'altro, devo aggiungere una cosa, l'Italia, per sua fortuna, al contrario di quella che poi sarebbe diventata la CIA dal 1947, nacque la CIA, al contrario della CIA e dei servizi segreti inglesi, ebbe la fortuna di non subire la disastrosa infiltrazione ad alto livello dei cinque di Cambridge. I famosi traditori capeggiati da Kingsley, che fu per anni a Washington al coordinamento delle operazioni congiunte anglo-americane di questo tipo, per cui lui compromise, rivelando ai sovietici, il servizio segreto sovietico, quello poi sarebbe diventato il KGB, non soltanto le operazioni britanniche, ma anche le operazioni congiunte anglo-americane. Lui delle operazioni italiane non poteva sapere niente, per cui in questo senso eravamo più garantiti, sempre in termini molto relativi, perché la grossolana sottovalutazione della capacità di sorveglianza dell'avversario portava poi alla fine ad avere il risultato comunque disastroso, alla lunga. Quindi James Bond e i super agenti della CIA che ci hanno fatto conoscere a Hollywood, insomma, sono un po' una bufala. Forse eravamo più bravi noi. Beh, diciamo questo, in quel caso specifico, chi involontariamente combinò il disastro, come dice lei, parlando di James Bond, che è un inglese, britannico, in quel caso sono rimasti un po' vittime della loro cultura, di quella forma mentis che in un certo senso nei tempi migliori li aveva fatti grandi. Gli americani, a un certo momento, si erano resi conto che c'era un'infiltrazione ad alto livello, c'erano troppe cose che andavano storte. Gli stessi superstiti dicono: è chiaro che noi sottovalutavamo la capacità di sorveglianza del nemico, ma che loro fossero lì ad aspettarci nella zona di atterraggio, nel momento, nel giorno, nella notte in cui, è chiaro che ci doveva essere qualcuno che li avvertiva. E dato che questi infiltrati, questi agenti doppi inglesi, facevano parte di quel patriziato britannico, università, brigata delle guardie, carriera nelle strutture governative inglesi, certo non erano 50, ma quei 5 sono bastati, l'inglese di allora ragionava in questo senso: un gentiluomo, non può mentire. Un gentiluomo tantomeno può tradire la patria, eccetera. Era una cosa un po' fuori dal novero del pensabile per loro. E quindi loro, che guardavano dall'alto in basso gli americani come i ragazzoni mai cresciuti, eccetera, mentre loro la sapevano lunga, ecco, in quel caso vittime della loro cultura e dei loro pregiudizi sono cascati in pieno, perché hanno durato fatica a prendere atto, finché prima uno, poi due transfughi sovietici gli hanno detto: guardate che noi prendiamo informazioni da Tizio, Caio, Sempronio, o senza saperne magari i nomi, davano le coordinate perché questi individui fossero poi identificati senza alcun dubbio.
i tre principali riuscirono a scappare in Unione Sovietica prima di essere arrestati. Gli altri due, identificati molti anni dopo, per motivi anche di equilibri politici interni, firmarono piena confessione, eccetera, ma la cosa fu gestita molto sotto traccia e non fu resa pubblica per motivi di immagine, perché uno di questi era per tutta la sua vita professionale il consigliere consulente privato per le questioni d'arte della regina Elisabetta. Anthony Blunt, che era il quarto uomo, il quinto scoperto dopo John Cairncross, era uno che lavorava a stretto contatto con la regina. Il fatto che venisse fuori che lui era un agente sovietico sarebbe stato uno scandalo, quindi la cosa è stata gestita molto, molto con discrezione. Fatto sta che questo abbraccio anglo-americano, in quel caso specifico, è stato un abbraccio mortale. Noi, allargando un po' lo sguardo, siamo stati immuni a questa catastrofe e le reti, o almeno gli scheletri delle reti che avevamo messo in pista già a partire dagli anni 20, nel Medio Oriente, in Turchia, in tutti i Balcani, in Afghanistan, nel Corno d'Africa, sono rimaste intatte anche dopo, proprio perché noi non abbiamo patito quella tempesta che è stata questa infiltrazione a così alto livello di cui hanno sofferto gli inglesi e per converso gli americani. La questione in Albania era che in realtà, al contrario di quello che affermavano i capi di questi movimenti politici dissidenti, anticomunisti, era ben diversa da quella che loro spacciavano o da quella che loro speravano. Non è che il contadino albanese smaniasse o fosse ammaliato dalla simpatia del regime di Hoxha, tutt'altro, ma se l'alternativa era ritornare al discorso medioevale con i signori della guerra, eccetera, eccetera, che c'era prima, era facile che il loro ragionamento fosse: se quella è l'alternativa, allora sto dove sto. Per giunta, queste operazioni che vedevano da un lato gli inglesi, da un lato gli americani, dall'altro gli italiani, lasciavano un po' sconcertati gli albanesi, i popolani albanesi, che vedevano queste, in una situazione che già vedeva dei contrabbandieri che passavano il confine jugoslavo da sempre, o greco, pastori, e questi infiltrati, loro si facevano la domanda: questi agiscono di concerto o ognuna di queste tre potenze ha dei suoi fini che comunque ci sfuggono? Quei movimenti di resistenza in realtà erano molto più deboli di quanto si pensava, addirittura inesistenti. La ferocia della repressione di Hoxha chiaramente poteva molto, non ci andavi di mezzo solo tu se venivi arrestato, faceva una bruttissima fine tutta la sua famiglia, quindi il potere di ricatto e di terrore era notevole, ma sta di fatto che quel regime non era affatto così traballante come qualcuno in Occidente pensava. Per di più, venendo da anni di lotta clandestina antitedesca e anche anti-italiana prima, era gente che sulla propria pelle aveva imparato le leggi durissime della lotta clandestina, quindi avendola vissuta da operatori clandestini, sapevano anche le tattiche migliori per andare a snidare, a pescare infiltrati come quelli che noi mandavamo lì. Con tutto ciò, questa cosa è durata fino all'inizio degli anni 50, 1953-1954, quando anche il leader, una specie di primula rossa, Hamid Matiani, il più carismatico fra questi guerriglieri, fu catturato e fu impiccato. La cosa finì lì, anche perché alla fine gli inglesi e gli americani presero atto che tutte queste operazioni erano, o presto o tardi, finite molto male, quindi non aveva senso continuare in un'operazione che era senza speranza fin dall'inizio, anche se è facile parlare col senno del poi. Ecco, dottor Giorgi, una precisazione: come erano reclutati gli italiani del SIFAR? Era la struttura, diciamo, ricalcava un po' la struttura di epoca durante la guerra? Si erano ricostituiti ex novo dopo la rivistizia? C'era stata una certa continuità. Si può dire che normalmente il SIFAR, così come il SIM, aveva una spiccata caratterizzazione militare. Normalmente era un carabiniere o un ex carabiniere quello che veniva
reclutato, a cui veniva proposto il passaggio, diciamo così, nell'ambito dell'amministrazione. Poteva essere anche un poliziotto, un finanziere. Di solito però il nucleo duro era costituito da carabinieri. Per quanto riguarda gli ufficiali, gli agenti operativi, i funzionari interni, le fonti locali potevano essere chiunque, naturalmente, però la struttura aveva una sua connotazione eminentemente militare. Non si deve dimenticare una cosa, soprattutto in questa fase iniziale della Guerra Fredda, e lo si capisce soprattutto andando ad esaminare i file desecretati della CIA. C'era ancora un'eredità forte, che poi si disperse, del servizio segreto navale italiano. E non era una questione di budget, di risorse a disposizione, era il fatto che durante la guerra, oltre al SIM, che era il servizio centrale, principale, il cui erede fu il SIFAR, c'erano servizi di forza armata. Quello veramente attivo ed efficiente era quello della Marina Militare, che contava dei personaggi che erano abituati, per averlo fatto durante la guerra, a pianificare, portare a termine operazioni di intelligence e di sabotaggio a largo raggio. Quindi era una questione proprio di mentalità e capacità professionale di pensare in grande in questo senso. Successivamente questo andò scemando con gli anni, e i servizi segreti, i servizi SIOS di Forza Armata in realtà si occupavano solo di sicurezza delle installazioni o di intelligence statica, intercettazioni radio, ma di breve momento, insomma. Però ancora in quel periodo c'era l'eredità del SIS, che era il servizio informazioni e sicurezza della Marina, che per diverso tempo rimase attivo con altre denominazioni o nell'ambito del SIFAR o riferendo alla Marina, ma con una certa efficacia. Si leggono sui rapporti americani delle operazioni congiunte tra il servizio segreto americano e il servizio segreto navale italiano, che per come li abbiamo conosciuti noi, i servizi SIOS degli anni 60-70, sembrano un po' improbabili. Uno può essere portato a pensare, guarda, gli americani sono convinti che tutti abbiano le loro risorse, i loro mezzi, e danno per scontato che, mentre invece no. No, allora c'era ancora un nucleo di persone legate a quelle esperienze, che era in grado di svolgere quel tipo di operazioni, per cui quest'altro aspetto del servizio segreto navale portò con sé una professionalità che consentiva operazioni di livello elevato anche fino, diciamo, ai primi anni 50. Poi al limite ci torniamo, che c'è stata un'operazione molto, molto interessante, e ci porta anche a situazioni vicine a noi, perché si svolse sul Mar Nero. Per cui sì, fondamentalmente erano il bacino di reclutamento di allora era sostanzialmente fra i militari essenzialmente carabinieri, Marina Militare allora. Questo era sostanzialmente il bacino di utenza. Come mai proprio i carabinieri, per la loro immagino abitudine a indagare? All'indagine, al silenzio, all'indagine, e soprattutto sì, al fatto che loro, per questa duplice natura militare e poliziesca, erano abituati a muoversi anche in ambito civile. Il carabiniere non si ferma alla casa, tutt'altro, è coinvolto sempre in attività in contatto con la popolazione civile, con informatori civili. Cioè, l'indagine polizia aveva il vantaggio di avere l'approccio del questurino, se vogliamo dirla volgarmente, ma con la disciplina militare e con quella cosa abbastanza rara in Italia, che è la disciplina del silenzio. Inoltre erano legati strettamente al re, quindi erano considerati politicamente sicuri. L'ovra chiaramente non esisteva più, mentre i carabinieri continuavano ad esistere, ed erano, anche allora la struttura era proprio separata. L'ovra rispetto ai servizi segreti militari erano proprio... Ecco, ricordiamo che l'ovra era la polizia politica, esatto, del regime. Esatto, con proprie strutture. Arrivò ad avere anche una grossa importanza a livello numerico, parecchie erano le persone da tenere sotto controllo dal loro punto di vista, ma la parte, diciamo, militare rimase sempre legata appunto alla realtà
militare dei carabinieri e quindi legata alla, al re, insomma, questo tipo di fedeltà e questo tipo di connotazione politica che li rendeva comunque più sicuri da questo punto di vista, anche nel dopoguerra, anche quando la monarchia non c'era più, ma insomma questa impronta rimase.